si è conclusa con successo sabato scorso la giornata di Open Day dell'Istituto Tecnico Economico e per Geometri di Nino Morandi di Sulmona. L'Open Day è stata un'occasione per conoscere da vicino l'offerta formativa dell'Istituto, che forma tecnici qualificati nel settore economico con competenze sia teoriche che pratiche in grado di inserirsi nel mondo del lavoro o di proseguire gli studi universitari. Io consiglio questa scuola vivamente perché comunque mi ha dato ottime basi soprattutto per affrontare il mondo del lavoro. Per questa scuola, oltre ad offrire comunque l'università, ti offre anche la possibilità di uscire direttamente da qui con un diploma spendibile, ovvero nel mondo del lavoro. La consiglio vivamente perché comunque ti dà le basi tecniche per affrontare il mondo lavorativo, quindi su tutti gli ambiti, soprattutto in quello economico e informatico. Infatti noi trattiamo SIA, che si chiama Sistemi Informativi Aziendali, che ci permette comunque la conoscenza sia dell'informatica sia dell'economia aziendale. L'economia aziendale è una materia che viviamo comunque quotidianamente, sia soprattutto nel mondo del lavoro e anche nel mondo di casa, come ad esempio comunque i costi, i ricavi, quello che noi spendiamo, quello che noi, per noi sono comunque delle entrate e anche delle uscite. E anche l'informatica, comunque, siccome usiamo tutti tanti giorni delle applicazioni come ad esempio Facebook, WhatsApp e registro elettronico, che comunque ha sempre una base di dati dietro che viene comunque fatta da noi programmatori. La nostra scuola offre molte opportunità. In questa scuola abbiamo tre indirizzi. Noi frequentiamo appunto l'indirizzo turistico, dove abbiamo tre materie principali che sono le lingue. E facciamo cinese, tedesco e inglese. Inglese e tedesco le iniziamo dal primo anno fino al quinto, mentre cinese lo iniziamo dal terzo anno fino al quinto. E abbiamo anche altre materie di indirizzo che sono diritto e legislazione turistica, geografia turistica e economia turistica. E la nostra scuola ci offre anche molte esperienze extrascolastiche, come l'esperienza a Malta che si è svolta quest'estate tra luglio e agosto, dove i ragazzi sono partiti per un mese a Malta. E il nostro indirizzo offre anche delle opportunità come alternanza scuola-lavoro e strutture ricettive del territorio. E per esempio adesso ci daranno anche l'opportunità di fare un viaggio studio a Barcellona, dove noi assisteremo la crew di una nave. Noi qui abbiamo degli indirizzi particolari, nello specifico il corso per i geometri, quindi costruzioni, ambiente e territorio, il corso per gli ex ragionieri, diciamo, amministrazione, finanza e marketing, con l'articolazione di sistemi informativi aziendali e il turismo. Quindi sono due titoli di studio che consentono al ragazzo fra i 5 anni di avere un titolo di studio subito spendibile, oltre che proseguire gli studi nei percorsi universitari. Le materie di indirizzo in modo particolare sono costruzioni, progettazione e impianti, poi c'è la topografia tipica del geometra, c'è anche l'economia, la geopedologia e l'estimo, e poi ultimamente con l'ultima riforma è stata inserita un'ulteriore disciplina che è quella che riguarda la sicurezza nei cantieri mobili e negli ambienti di lavoro. Ed è proprio questa disciplina quella che, diciamo, consente al futuro geometra di trovare lavoro in maniera particolare rispetto ad altri corsi di studio. Per quanto riguarda invece i sistemi informativi aziendali, questi ragazzi praticamente imparano a progettare software, cioè fanno la vera informatica, che poi serve come applicativi per coloro che ne fanno uso. Quindi il progettista del software praticamente è quello che segue l'indirizzo del SIA, cioè i sistemi informativi aziendali. Queste figure specializzate portano i ragazzi quindi ad avere un diploma tecnico ancora molto ricercato nel mondo del lavoro in diversi ambiti lavorativi. E quest'anno abbiamo curato la progettazione, soprattutto gli scambi culturali all'estero, abbiamo voluto potenziare anche le attività di PCTO, per esempio tra poco partiranno con una crociera dove i ragazzi potranno fare esperienza di accoglienza, esperienza amministrativa all'interno di una nave, nonché di conoscenza e quindi approfondimento delle competenze di quella che può essere una sala macchine, quindi insomma un'esperienza molto entusiasmante. Per quanto riguarda il corso del turismo,
quindi vogliamo confrontarci anche con gli alberghi presenti, le strutture ricettizie presenti in questa città di Sulmona che ha vocazione turistica. Il percorso di costruzione ambiente e territorio forma dei tecnici che il mondo del lavoro sta ricercando, perché in verità non ve ne sono, quindi delle figure molto specializzate, tant'è che la Regione ha promosso anche delle borse di studio per gli iscritti all'Istituto Tecnico per i geometri. Ecco, quindi questa è la nostra offerta formativa, una progettualità molto aperta e di qualità, con il potenziamento dell'educazione finanziaria, quindi percorsi con la Banca d'Italia, per dare ai ragazzi quelle competenze sempre più specialistiche, vogliamo dire, ma nello stesso tempo anche quel bagaglio culturale che possa offrire loro un percorso aperto a tutti, a tutte le facoltà universitarie, ma anche una specializzazione e un diploma tecnico che li possa immettere anche nel mondo del lavoro.